video tutorial. Questa settimana che sono in ferie ne ho fatti veramente parecchi di video, quindi spero che voi siate contente. Oggi è il 24 di agosto e sono le 9.35. Sono appena uscita da un tour de force, ovvero ho fatto il bagnetto ad Athos ed è stato faticosissimo perché ho dovuto uno sbraitare come una pazza per convincerlo a venire in bagno. Alla fine l'ho dovuto praticamente trascinare e poi all'ultimo momento si è deciso ed è entrato nella vasca da solo, ma è stata dura, ve lo posso assicurare. Comunque, iniziamo subito. Allora, questo make-up tutorial è una richiesta. Forse ve ne ricorderete, una ragazza mi ha chiesto un trucco per la laurea. Non ci siamo ancora sentite, quindi non so come si vestirà. Per cui ho pensato a un trucco molto molto versatile, fatto con la Naked 2 della Urban Decay, in modo tale che possa andar bene con qualunque tipo di abito, perché è veramente un trucco adattissimo a qualunque occasione. Va bene per una laurea, va bene per un matrimonio, va benissimo per qualunque cerimonia importante, va bene per una cena di lavoro. È proprio un trucco bello, elegante e allo stesso tempo super versatile. Quindi iniziamo subito. Col trucco di oggi ho anche voluto provare i pennellini della Shaka, quelli che vi avevo fatto vedere nel kit portatile, questo qua. Allora, devo dire che il pennellino questo, ovvero quello a lingua di gatto da un lato e piatto dall'altra, mi piace parecchio. Poi invece c'è... dove sta che non lo trovo? Questo qua che non mi entusiasma, ovvero quello più cicciottello, con la parte angolata di qua e la palletta da questo lato, è un po' troppo spesso secondo me, e stessa cosa vale per la parte a sfumino di qua. Aspettate che è calata la notte qui, opla, spero non si sia visto il mio sedere, speriamo, se no mi tocca tagliare un pezzo. Comunque, anche la parte a sfumino di questo qua, di nuovo un po' più piccino, non mi entusiasma, sono troppo spessi secondo me, quindi non vanno a sfumare bene. Comunque devo ancora testarli abbastanza, per il momento 2 su 4 mi piacciono. Allora, iniziamo subito. Prendiamo appunto il pennellino di Shaka, quello molto sottile, molto piccolo da questo lato, questo qui fatto a lingua di gatto, molto piccina, e dalla Naked 2 andiamo a prendere questo ombretto qua, ovvero Tisi, che è un bel marroncino opaco. Ho già messo la mia base per l'ombretto, quindi I Love Stage è già stata piazzata in anticipo. Andiamo a praticamente colorare tutta la palpebra mobile con Tisi. Qua il sole va e viene, quindi la luce continua a cambiare, mi dispiace un sacco ragazze. Ho anche acceso il lampadario in cucina, ma non mi sembra che la luce sia delle migliori. Spero che almeno le foto vengano decenti in modo tale da riuscire a capire bene come cazzarola mi sono truccata. Allora, colorate benissimo tutta la palpebra mobile in modo omogeneo. Questo è veramente un colore bello, bello, bello e veramente valido per qualunque occasione. A questo punto facciamo la nostra V finale, sempre con lo stesso colore. Ci servirà per capire fin dove puoi sfumare il colore più scuro. Per quanto riguarda invece l'angolo interno, lo andiamo a colorare con la parte piatta di questo pennellino, prendendo Booty Call, ovvero il terzo colore, cioè questo qua molto chiaro, Shimmer. Prendiamo Booty Call, lo mettiamo all'angolo interno, in questo modo, sfumando un pochino con le dita perché deve essere visibile ma non eccessivo, e poi lo portiamo sotto alla rima inferiore per i primi per la prima metà, diciamo, e lo sfumiamo verso l'esterno, ma deve vedersi soprattutto qui. Quindi magari calcate un pochino qui e poi lo lasciate sfumare. A questo punto, con il pennello più cicciottino, che se lo trovo è meglio, allora ce la posso fare, ragazze. Dove ho messo il pennello cicciottino? Questo qua? No, vedi che sono rimbambita. Con il pennello della Royal Beauty, questo qui, a penna, vado a prendere Chopper, che è questo bel... bronzo chiaro, direi,
Ne prendo una puntina e la passo sotto la rima inferiore nella parte dove non avevo messo butticol e la faccio sfumare verso l'esterno, quindi verso l'angolo esterno dove avevo ancora solamente messo Tisi. A questo punto è un po' brutto come nome Tisi, spero che si legga così perché sembra una malattia, Dio santo, che ansia. Vabbè, per chi ha visto Moulin Rouge la protagonista muore di Tisi, quindi mi mette un po' d'angoscia sto nome. Però fa niente. Andiamo avanti. Prendiamo il pennellino che c'è all'interno della Naked. Voi prendete un qualunque pennello da sfumatura se non avete questo. E andiamo a prendere il marrone più scuro che si chiama Busted, ovvero questo qui. Ne prendiamo una punta e lo andiamo a portare qui all'angolo esterno e nella piega sfumandolo con Tisi. Devo dire che io adoro questo pennello della Urban Decay. Per quanto ultimamente mi sia un po' scaduta perché era uscita voce che con le nuove aziende aperte in Giappone e in Cina testassero sugli animali, però cazzarola, sto pennello è spettacolare. Ok, a questo punto, dopo aver sfumato per benino tutto il colore, facciamo quello che ho fatto anche l'altra volta. Prendete una salviettina umida, anche quella che magari avete utilizzato per struccarvi, e andate a togliere l'eccesso dal laterale in modo tale da avere una definitura più precisa della fine dell'angolo esterno, in modo tale che rimanga molto 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 geometrico e invece la parte superiore molto sfumata. A questo punto andiamo a prendere con invece un altro pennello da sfumatura, io utilizzo quello di Essence, Foxy, che è il colore più chiaro della palette ed è quello opaco, il primo, e lo andiamo a mettere sulla nostra arcata sopraccigliare, in modo da opacizzare per benino tutta la nostra arcata e sfumando nei contorni anche il nostro marrone. In questo modo. Ok, ricontrollo appena appena la sfumatura del marrone, così. E a questo punto possiamo andare di eyeliner. Io come eyeliner utilizzerò al momento questo qua di Essence Liquid Liner Waterproof, che è questo qua, che mi è piaciuto un sacco quando l'ho acquistato, perché era il periodo che non riuscivo a portare le lenti. Ed era l'unico eyeliner che grazie a questo pennino stranissimo riuscivo a metterlo pur non vedendoci bene, quindi mi è stato veramente d'aiuto. Ora forse ci ho un po' perso la mano perché tanto che non lo uso. Comunque ho fatto una riga di eyeliner non troppo spessa. E che finisce con una piccolissima linguetta. È cambiata di nuovo la luce. Comunque la linguetta deve andare a toccare praticamente nella parte che abbiamo aggiustato prima con la salviettina, in modo che rimanga molto molto come dire, non sono capace, sono dislessica. Comunque deve andare proprio a fare come da sti cavoli, vabbè, il nero come potete vedere rimane esattamente sulla stessa linea del marrone, ci siamo capite forse? Controllo che anche di qua la mia linguetta sia abbastanza perfetta, ok. Così direi che ci siamo, l'unica cosa devo leggermente spessire qua. Perché l'ho fatta troppo sottile da questo lato. Ok, a questo punto ci siamo, possiamo dare il nostro mascara. E io di nuovo vado ad utilizzare, come un paio di video fa, aspettate che lo prendo, il mascara della linea Rebel di Essence, che come vi ho già detto a me è piaciuto un sacco.
e lo vado a mettere sulle mie ciglia pettinandole per benino. In questo modo. Poi, se l'effetto naturale e ben pettinato non basta, potete aggiungere un top coat come quello di Kiko ad effetto ciglia finte. Io direi che per un trucco di laurea lascerei un effetto abbastanza naturale, visto che già abbiamo una specie di smokey marrone sugli occhi, andrei su una cosa un po' più naturale. E poi, come tocco finale, se la trovo, andiamo a mettere nella rima interna il Love Rock. Io sono sempre macchiata di matita sulle dita, vorrei sapere come faccio. Vabbè, i misteri del trucco, perché non so come faccio io a macchiarmi tutta di matita tutte le volte. Vabbè. Secondo me ho i pennelli che magari sul fondo sono un po' macchiati perché mi cascano i pezzettini di matita quando tempero e poi mi macchio tutte le mani come una bambina dell'asilo. A questo punto rossetto. Per quanto riguarda guance e viso, se sei abbronzata come più o meno lo sono io, ti basta dare un velo di cipria per opacizzare. Se invece non sei abbronzata, dai il tuo fondotinta preferito e cerca di utilizzarne uno a lunga tenuta opacizzante, in modo tale che per tutto il tempo della laurea tu resti con un viso bello opaco e omogeneo. E sopra appunto ci dai un pochettino di cipria per tenere sempre opaco il viso. Sulle labbra invece ti consiglio di utilizzare il 208 di Kiko, di questa linea qua che non ricordo come si chiama, comunque li hanno ancora, sono questi qui con la confezione tutta argentata. E il 208 è questo, che è un bel nude un po' più carico, tendente un pochino al mattone. Bellissimo secondo me. Ok, a questo punto direi che il look per la laurea è finito. Spero ti sia piaciuto, spero che sia più o meno quello che avevi pensato quando mi hai fatto la richiesta. Se così non fosse, se pensavi a un trucco totalmente diverso, scrivimi ed eventualmente ne facciamo un altro. E niente, direi che a questo punto vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ragazze!